È morto Jeremy Winston, ex talento dell'Academy del Manchester City. Domenica è morto a 17 anni. Soffriva da tempo di depressione accentuatasi dopo essere stato mandato via dalle giovanili dei Citizens. Anche la sua ex società e diversi compagni di squadra hanno voluto rendere omaggio, compreso Tommy Doyle che era fresco di esordio in prima squadra. Sebbene non ci siano state conferme sulla causa della morte di Jeremy Winston, diversi rumor affermano che l'adolescente si sia tolto la vita. Si ritiene che Winston soffrisse di problemi di salute mentale e depressione che lo avrebbero dunque portato al suicidio. La madre di Jeremy, Yekoa, da quando è stata messa al corrente della morte del figlio Jeremy ne è rimasta letteralmente devastata. Continua dopo le foto. La famiglia di Jeremy Winston deve ancora rilasciare una dichiarazione. Su Twitter, un annuncio di cordoglio da parte del Manchester City. La famiglia del Manchester City è profondamente addolorata nell'apprendere della morte dell'ex giocatore dell'Academy Jeremy Winston. Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con te in questo momento difficile. Punto Jeremy Winston aveva solo 17 anni al momento della sua morte, avvenuta domenica scorsa, 25 ottobre 2020. Il giovane giocatore aveva grandi speranze di una carriera al Manchester City e pianificava di emulare il successo ottenuto dalla leggenda del club, Vincent Kompany. Continua dopo le foto. Il giovane Jeremy Winston aveva 17 anni, nato in Malawi e trasferitosi in Inghilterra con tutta la famiglia per trovare fortuna nel mondo del calcio. Stava attraversando un momento complicato. Appena 5 anni fa era giunto in Inghilterra con un sogno nel cassetto, aveva giocato per un breve periodo con delle squadre dilettantistiche ed in poco tempo aveva catturato l'attenzione degli osservatori del Manchester City. Per 4 anni aveva fatto parte dell'Academy del club britannico, ma in questo 2020 la società aveva deciso di svincolarlo. Riposa in pace, Jeremy.